Allora, io ringrazio veramente tutti quanti per la partecipazione perché siamo riusciti ad avere tra i presenti, insomma, tra gli iscritti, rappresentanti non solo delle biblioteche, bibliotecari, ma anche rappresentanti della ricerca, studenti. Anche il concorso Energicamente abbiamo avuto 91 locandine, quindi anche rappresentanti delle scuole. E ci fa molto piacere perché questa nostra rete di biblioteche di interesse ambientale vuole proprio rivolgersi, vuole essere appunto un punto di apertura, di utilizzo, di valorizzazione dei beni che si hanno. Per quanto riguarda quindi tutti i filoni che sono molto eterogenei, come andremo a vedere, però appunto desideriamo, seppur nella tipologia della diversità che ci contraddistingue, aprirci quindi all'utilizzo e alla valorizzazione. Per quanto riguarda questa giornata molto articolata, ringraziamo intanto la Biblioteca Nazionale per l'ospitalità che ci ha fornito in questa bella sala così rappresentativa proprio della cultura italiana. Ringraziamo tutti gli enti promotori quindi che si sono uniti a noi a questa avventura, perché già è dal Bibliopride di Taranto del 2014 che con Valdemano Borghese, Maria Venante, eccetera, pensiamo di fare questa cosa. E finalmente è arrivato il momento. Possiamo dire ah, hoc erat in votis. Siamo E sempre quindi, insomma, militanti noi, ci ci sono tocca tante 60 anni fare questo veramente congresso. potenzialità, ci sono delle realtà veramente virtuose che quindi cerchiamo noi di tirare fuori e di valorizzare. Ringraziamo quindi per la partecipazione quindi il CNBA, l'AIB, la sezione Puglia, la sezione Lazio in particolare, ma la sezione nazionale in generale per il supporto dato, la rete SNPA qui rappresentata, tutti i colleghi che sono venuti da varie parti d'Italia che ringraziamo. Gli sponsor che ci hanno consentito di realizzare anche un coffee break, insomma, di cui speriamo vogliate apprezzare. E ringraziamo poi gli altri che hanno consentito di avere i supporti autoportanti per i poster, perché abbiamo una sessione poster a corredo delle relazioni orali. Per quanto riguarda, quindi, ringraziamo tutti quanti per la partecipazione e tutti gli sponsor che hanno supportato questa esperienza, la ProQuest, la EBSCO, Comieco, Biblionova, Cartesar 100% Campania, i media partner che abbiamo avuto e che ci hanno dato la possibilità di offrire i premi del concorso Energicamente, quindi la Nuova Ecologia e Bioarchitettura. Ringraziamo Immagine Libri e il Centro per il Libro e la Lettura che hanno dato il loro patrocinio. Rinnovabili, poi i vari patrocini, il MIBAC, il MATM, le Antibiblioteche di Roma e la Sapienza. Per cui ecco, siamo molto grati di questo riconoscimento. Per quanto riguarda quindi adesso la giornata è molto intensa, quindi ci scuserete se saremo molto rapidi nelle relazioni perché i tempi sono un po' stretti, essendo tre sessioni intense, i relatori purtroppo avranno dei tempi un pochino concentrati, però rimandiamo intanto al sito sul quale è disponibile già adesso la raccolta degli abstract, attualmente è già scaricabile, abbiamo caricato ieri sera, e quindi a questo punto rimandiamo quindi poi le relazioni che a breve metteremo a disposizione, anche i poster, insomma cercheremo di valorizzare tramite il sito tutto ciò che in questo momento magari non è possibile rendere disponibile. In cartellina troverete varie informative e vari prodotti, tra cui insomma abbiamo realizzato anche alcuni spunti che spero possiate apprezzare. Abbiamo realizzato il decalogo dell'eco bibliotecario, l'eco decalogo dell'utente e il calendario biblioambientale, che vogliono essere l'inizio poi di attività a rete per organizzare eco biblioeventi a tema, sull'esempio del Maggio dei Libri, per cui insomma ciascuno organizza una qualche presentazione, una mostra, una qualche attività inerente all'ambiente e alla promozione della lettura dei libri e quindi insomma ci si accorda in questo senso. Ci piacerebbe anche organizzare cose con la bicicletta, movimenti di bicicletta tra le varie biblioteche, soprattutto a Roma, insomma anche altrove. Insomma abbiamo varie idee Cioè, sai che e varie cose fai like this.
varie cose, per quanto riguarda quindi la, questa giornata, io darei inizio a questo punto alla prima sessione. Chiederei quindi che ringrazio quindi i rappresentanti dei soci istituzionali, chiederei ai colleghi della prima sessione di venire. Però poi chi te le scorre le cose? Io me le scorro. No, scusa, mi vado a sedere. Ma tu dici quello a gelato o quello fisso? Allora, gelato? Per quanto riguarda quindi, le biblioteche cosa si intende? Ci richiamiamo alla tripartizione che ha promosso Valdemaro Mongeri nel 2013 al Comitato del Distretto. Si tratta di biblioteche che per vari motivi possono essere riconducibili si parla di ecobiblioteche, per biblioteche che hanno almeno una di queste caratteristiche, possono essere compresenti, questo sarebbe l'ottimo, però almeno una di queste caratteristiche deve essere presente per poter parlare di ecobiblioteche o biblioteche verdi. Si parla quindi di presenza di soluzioni tecnologiche o infrastrutturali che connotano gli edifici e i servizi anche per la loro ubicazione in contesti naturalistici, si parla di specializzazione delle collezioni bibliografiche e si parla di attività operative o servizi di interesse ambientale. Quindi, diciamo, in alcuni casi è presente o l'una o l'altro, oppure tutte e tre. Per quanto riguarda le biblioteche di interesse ambientale, quindi fermo restando questa tripartizione che rimane valida, possiamo individuare vari tipi di biblioteche, oggi qui rappresentate, o almeno insomma, abbiamo cercato di rappresentarle il più possibile. Si tratta poi delle biblioteche di interesse ambientale costituite dai centri di documentazione della rete ISPRA-ARPAP, delle agenzie ambientali, dell'SNPA, la cosiddetta rete Si Documenta. Poi le biblioteche di scienze della terra, del mare, di scienze ambientali e biologia, in molti casi facente capo all'università. Poi ci sono le biblioteche degli enti di ricerca, l'ENEA, il CNR, l'IS, l'INGV e così via. Le biblioteche e centri di documentazione delle associazioni ambientaliste, dei gruppi speleologici, degli enti parco, aree protette, accademie, fondazioni, musei di storia naturale. Poi ci sono le biblioteche e i relativi archivi di eminenti studiosi e professori protagonisti dell'affermazione dell'ambientalismo in Italia. Un esempio per tutti il fondo Giorgio Gabriella Nebbia presso la Fondazione Micheletti di Brescia. E a questo proposito poi avremo modo di ringraziare il professor Nebbia che è qui presente e quindi... a cui saremo molto lieti di consegnare la prima tessera BIA delle biblioteche di interesse ambientale. E poi abbiamo le biblioteche comunali, che nell'accezione di public library, proprio quell'anglosassone che più appartiene al cittadino, quindi che è parte integrante a livello proprio di vita quotidiana, quindi gli appartiene e quindi risponde a tutte le esigenze del quotidiano, le biblioteche comunali che sono contraddistinte spesso da un impegno in progetti di educazione ambientale, come per esempio avviene anche alle biblioteche di Roma, che sono una realtà molto significativa qui nella capitale. Per quanto riguarda questo gruppo di biblioteche, segnaliamo la pagina web e la pagina Facebook, nella quale insomma, ci sono vari contenuti, abbiamo cercato di mettere i riferimenti continuamente in progress, quindi ecco, qualora mancasse, al momento sono censite circa un centinaio di biblioteche, ma qualora mancasse qualche riferimento, chiaramente siamo ben lieti di integrarlo. E anche la pagina Facebook che, diciamo, come adesso avviene per tutte le biblioteche diciamo, più moderne, più aperte insomma, al nuovo, integra, cioè complementare, chiaramente a contenuti diciamo, complementari, ma insomma, aiuta nella divulgazione di eventi, di best practice e per la creazione di sinergie.
Chiaramente la biblioteca in generale ha il ruolo, sempre rimane fermo restando, a prescindere dalla tipologia e dalla caratteristica, il ruolo principale delle biblioteche è quello di una efficace mediazione tra lettore e documento, a prescindere dal supporto a cui essa si affida. Chiaramente adesso con l'avvento delle tecnologie del digitale, insomma, è sempre meno affidata al cartaceo e sempre di più ai supporti elettronici, con tutto ciò che ne consegue a livello di trattamento del libro e di tutto invece la gestione degli acquisti. Per quanto riguarda la biblioteca, a noi interessa molto questa plurivalenza che ha un ruolo quindi culturale, di memoria storica del passato, fonte autorevole di informazioni, strumento di aggiornamento anche per il long life learning, ricerca e diffusione di conoscenze, il ruolo sociale di baluardo contro l'information digital divide e luogo di rinnovata socialità che favorisce l'incontro, il confronto, il dialogo tra i membri delle moderne società iperconnesse, nonché lo sviluppo della creatività. Politico perché è la roccaforte dei valori democratici, valori come libertà, giustizia, uguaglianza sociale. Economico perché è una fucina per l'ideazione di nuove attività imprenditoriali rispettose dell'ambiente e all'insegna dello sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda, quindi, segnaliamo anche il portale ISPRA che contiene varie informazioni sull'educazione e formazione ambientale e dei servizi bibliotecari. Dal nostro punto di vista queste biblioteche di interesse ambientale possono quindi contribuire a migliorare la società offrendo spunti di riflessione sulle principali questioni e problematiche, possono educare al rispetto dell'ambiente, possono diffondere la cultura ambientale ecosostenibile. Possono creare occasioni di incontro e di confronto su varie tematiche. Ecco, proprio il fatto che ciascuno di noi è sempre più abituato ad avere device di vario tipo, insomma, quindi ad avere meno contatti personali ed umani, invece, insomma, fa sì che le biblioteche che sono diciamo svuotate di utenti fisicamente, perché vengono meno in biblioteca, tutte le biblioteche hanno avuto un grosso calo di affluenza fisica di utenti, però invece hanno riscoperto un nuovo ruolo proprio nel farsi promotrici di occasioni di incontro. Per quanto riguarda gli spunti futuri, per quanto riguarda, diciamo, le biblioteche ambientali, i filoni principali di approvvigionamento sono quelle delle risorse di interesse giuridico, la normativa tecnica e di risorse varie scientifico-ambientali, sia monografie, ebook, periodici. Quindi, diciamo, questi tre filoni in molti casi danno vita a un tipo di politica di acquisti integrata, come sta avvenendo per noi per la rete SNPA. Abbiamo un discovery tool attualmente in fase di implementazione che vuole essere per l'utente un cruscotto di ricerca, per iniziare una ricerca, insomma, con tutti i link a tutte le risorse che possono essergli utili. Quindi per facilitargli la ricerca, perché adesso, diciamo, la miriade di informazioni a disposizione crea quasi appunto una mancanza di informazione, perché appunto il troppo magari disorienta l'utente, quindi la disintermediazione, che è un po' un'utopia, invece, diciamo, il ruolo del bibliotecario, information scientist, che riesce a dare delle mappe concettuali, a orientare in tutte le risorse, soprattutto quelle autorevoli, perché voi sapete che su Google c'è di tutto, però non sempre la fonte è affidabile e quindi è fede degna. Grazie tanto per la A questo punto diamo la parola ad Anna Gallo, del Centro di Documentazione dell'ARPA Lombardia, che rappresenta in questo momento la rete SNPA, in particolare il gruppo di lavoro numero 54, area 8, che fa capo al Consiglio federale delle agenzie ambientali. Allora, buongiorno, mi sentite? Sì. Allora, buongiorno, come ho detto, intanto grazie, non solo dell'invito, ma di essere qui. E come ha detto appunto Anna Laura, io rappresento non solo l'ARPA Lombardia, la biblioteca, noi siamo qui per l'ARPA, siamo un centro di documentazione scientifico-ambientale di ARPA Lombardia e sono anche dall'anno scorso la coordinatrice del gruppo di lavoro del sistema agenziale. Prima di parlare del gruppo di lavoro volevo fare un po' un passo indietro, un po' la storia delle agenzie, come ha detto anche la dottoressa Morroni, nel senso che il sistema agenziale è un sistema ISPRA e le agenzie dentro il sistema nazionale è un pochino più complicato, nel senso che noi siamo un sistema
stellare, quindi non siamo dipendenti, siamo delle agenzie autonome, perché siamo tutte agenzie regionali e qui non dipendiamo da ISPRA, ISPRA invece è col Ministero. Questo che cosa ha determinato dal punto di vista della documentazione e delle biblioteche? Che non tutte le agenzie sono strutturate con delle biblioteche o dei centri di documentazione. Quando ci siamo incontrati, quindi noi abbiamo sempre ovviamente lavorato con ISPRA, perché appunto ISPRA poi ha i dati che vengono chiesti alle agenzie, i dati documentali. Abbiamo sempre lavorato su base volontaria e però ci siamo accorti, come diceva appunto la dottoressa Moroni, che anni fa era ancora, come dire, non maturo il sistema, perché il sistema documentale, perché proprio all'interno di ISPRA e del sistema agenziale, come dire, non erano presenti le esigenze che poi invece, anche col cambiamento dell'ambiente, si è venuto a creare, che è quello di fare sinergia, ma soprattutto della condivisione delle risorse che ogni biblioteca o centro di documentazione del sistema agenziale deve condividere. Quindi a un certo punto il sistema agenziale ha scoperto che non si sapeva neanche, come dire, come erano strutturati e che cosa possedevamo. Quindi ci siamo incontrati appunto nel 2012 un po' di persone, un po' di qualche agenzia al Palazzo delle Stelline, abbiamo incominciato a fare su base volontaria un pochino di sinergia tra di noi e condivisione, e quindi è venuto subito chiaro che andava fatto un censimento, e una mappatura quindi di chi eravamo, quindi rispetto, come dire, al sistema bibliotecario che rappresentate. Per noi è stato invece, come dire, fare ancora un passo indietro, cioè noi ci dovevamo contare, dovevamo capire su base nazionale chi aveva una biblioteca, chi aveva un centro di documentazione e chi non ce l'aveva. E quindi abbiamo fatto nel 2013 la prima mappatura, e da questa prima mappatura quindi abbiamo chiesto a tutte le agenzie insieme ad ISPRA se avevano delle risorse, se c'erano, se era presente una biblioteca, chi era il referente. Questo può sembrare una banalità, in realtà in un sistema complicato e complesso come il sistema agenziale non è stato facile, quindi non è stato, come dire, lavoro di pochi giorni, di poche settimane, però siamo arrivati ad avere una mappatura che ha determinato poi quello di capire intanto dove erano collocate le risorse, se c'erano le biblioteche, e abbiamo capito anche che c'era sicuramente una eterogeneità tra di noi, però è stato subito chiaro quello di vedere invece che ogni agenzia possedeva delle risorse, le abbiamo individuate su tre matrici, quindi quasi tutte erano di interesse scientifico ambientale, di interesse legislativo giuridico, e poi c'era tutta la normativa tecnica, le norme, la normativa tecnica. E quindi già questo, da qui si è determinato appunto, fai prima la cartina Anna, scusami. Abbiamo determinato quindi la prima slide che abbiamo portato, noi abbiamo portato come punto. Volevo questa? Sì, questa. Siamo arrivati dopo quella mappatura a questa cartina, che non è stata semplice, perché questa cartina, ecco, l'Italia rappresenta quel colore, sì, sul sito. Praticamente dice com'è la realtà nostra, quindi chi possiede una biblioteca o un centro di documentazione e chi possiede delle risorse. E le regioni in grigio sono quelle che non hanno né una biblioteca ancora strutturata, ma neanche né fisica né online, nulla, né possiedono invece singolarmente qualche risorsa. Quindi, e abbiamo da questo poster che abbiamo fatto all'inizio, abbiamo creato questo poster in cui c'erano tutti i referenti delle varie biblioteche, e quindi abbiamo detto chi è il referente, se c'era un numero di telefono, un fax, una, giusto per iniziare proprio la prima rete. Poi abbiamo fatto, grazie ovviamente ad Anna Laura e tutta ISPRA, un sito, il poster. E quindi questi due anni, cioè gli anni 2013-2014, è stato questi anni di preparazione. Per arrivare poi, la faccio breve, per arrivare poi nel 2015,
in cui tutti i nostri direttori, abbiamo un consiglio federale, che è compreso l'ISPRA e i direttori generali delle nostre agenzie, ha come dire, legittimato e ha determinato con un atto proprio questo gruppo di lavoro numero 54, di cui io sono coordinatrice, e dentro questo gruppo di lavoro è costituito da l'agenzia dell'ARPA Basilicata, oltre ISPRA, Emilia Romagna, Friuli Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e ISPRA, l'ho già detto, e ci affiancano altre agenzie, però non sono dentro il gruppo di lavoro. Quindi questo gruppo di lavoro, diciamo legittimato, ha preparato un piano di lavoro e ci siamo dati, abbiamo individuato 4 obiettivi grossi. I 4 obiettivi sono quelli della elaborazione quindi di un modello organizzativo condiviso, finalizzato proprio al consolidamento, potenziamento dei servizi bibliotecari e documentari dentro il sistema nazionale, una condivisione delle risorse, perché il grosso delle agenzie, siccome noi abbiamo i dipartimenti provinciali, è chiaro che il grosso delle risorse documentali sono online più che cartacee, proprio perché lo sviluppo sia delle nostre materie sia delle nostre competenze si porta sempre verso il online, e quindi diciamo c'è uno strumento, quindi un motore di ricerca, noi abbiamo, poi vi faremo vedere una slide, un Discovery, che potesse come dire fare da collante, no? da collante per il sistema. Un'elaborazione, quindi poi un'elaborazione di una strategia di gestione integrata delle fonti informative e l'individuazione dei fabbisogni informativi e delle risorse altre a soddisfare. Quindi questi erano, diciamo, i nostri obiettivi che ci siamo dati. Siamo partiti a giugno appunto del 2015 e siamo arrivati a fare una seconda mappatura, che è quella che se vai nella prima, la seconda. Okay. In questa mappatura abbiamo già viene notato che cosa? Praticamente intanto ci hanno risposto su 21 regioni, in realtà poi sono anche due province autonome, ovviamente Trento e Bolzano, hanno condiviso questa mappatura, 18 realtà nostre, 18 realtà e le tipologie che sono venute fuori. Potete vedere da questa slide, sono sempre legislative, giuridiche, scientifiche, ambientali, tecniche varie, e abbiamo notato che intanto non solo hanno risposto che il 100% dei nostri centri di documentazione e biblioteche possiedono almeno una risorsa legislativo giuridica, il 95% di risorse invece o banche dati scientifico ambientali e di 12 agenzie invece tecniche, tutta la normativa tecnica. La cosa importante che è venuto fuori, e lo vedete se vai anche da questo, è che noi ci ritroviamo per la prima volta, quindi siamo anche abbastanza soddisfatti del lavoro che è stato fatto proprio in questi anni, di cui noi abbiamo la visione di 12 appunto agenzie che hanno la normativa tecnica, perché per noi la normativa tecnica, quindi tutte le ISO, tutte le UNI eccetera, per noi è determinante proprio per il lavoro che gli utenti devono andare a fare. Abbiamo 17 agenzie con la colonnina blu di tutte le risorse ancora medi, scientifico, ambientali, e invece 18 agenzie tutta il cappello delle risorse appunto legislative e giuridiche. Naturalmente, questo è il grafico più per far vedere proprio tutte le agenzie che cosa possiedono. Quindi come vedete il grosso delle agenzie proprio detengono sia le risorse giuridiche oppure le risorse ambientali. Questo naturalmente che cosa determina? Praticamente noi a questo punto abbiamo detto benissimo, abbiamo dall'anno scorso preso e acquistato un Discovery, quindi ci siamo abbiamo detto tra di noi che era importante proprio acquistare una piattaforma condivisa. Questa piattaforma siamo 8 agenzie più ISPRA che condividono appunto questa piattaforma, che vedete, è stato personalizzato, quindi è stato fatto circa quasi un anno di lavoro di personalizzazione di questa maschera che vedete, e naturalmente in questo, e l'abbiamo chiamato intanto Si Documenta, perché era il sistema interagenziale di tutta la documentazione, anche SIURP.
Un'altra cosa importante che non ho detto, scusatemi all'inizio, è che nella eterogeneità rispetto ovviamente a tutte le biblioteche qui presenti, tutte le volte che ovviamente anche alle Stelline con cui io, essendo qui a Milano, mi confronto, è che nel caso nostro non tutte le biblioteche hanno bibliotecari, quindi noi abbiamo, come dire, anche un altro problema, che dalla mappatura è venuta fuori che molti colleghi che si occupano di biblioteca fanno un altro lavoro, possono essere dei tecnici oppure possono, non so, lavorare dentro la comunicazione, e quindi la parte dedicata anche dai loro obiettivi dati è veramente una minima parte. Questo naturalmente comporta una difficoltà maggiore, ecco perché abbiamo voluto il sistema fortemente, i nostri direttori hanno concordato questa linea, e avere il Discovery voleva dire proprio unire e far comunicare tutto il posseduto, le risorse delle biblioteche strutturate, che sono, Anna Laura, dimmi, a parte Istria, sono 5. Sono il Lazio, vabbè, la Lombardia, la Toscana, la Puglia, la Liguria, ora è entrata anche l'Emilia Romagna. Sì, e credo che sia, vabbè, il Friuli ha qualche risorsa, ma sta creando la biblioteca. Molte altre regioni come l'Umbria oppure non so la Sicilia l'Umbria. Hanno anche una biblioteca, però per esempio noi subiamo, come un po', come dire, l'ambiente cresce, anche le varie organizzazioni interne, quindi questo per esempio come nel caso della Sicilia, che aveva un bellissimo centro di documentazione molto fornito e quindi anche con acquisti di risorse, ad oggi c'è un centro di documentazione, però vuoi per budget, vuoi per altre motivazioni di ristrutturazione, ovviamente non viene, non ha più quelle risorse che poteva avere, quindi questo per noi è un altro problema. A questo punto, se fai vedere, ecco, la maschera, volevo dire, la personalizzazione quindi è avvenuta non solo delle risorse, quindi abbiamo fatto proprio un modello a tendina dove abbiamo messo ovviamente chi siamo, se vai un attimo alla slide prima, e poi soprattutto abbiamo anche non solo condiviso tutti i nostri abbonamenti, tutti gli abbonamenti, quindi banche dati, risorse scientifiche e giuridiche, ma abbiamo anche messo dentro, proprio condiviso, tutte le banche dati che le agenzie fanno, perché noi abbiamo tantissime banche dati che noi costruiamo, banche dati tecniche di dati e pubblicazioni, perché questo non c'era, quindi l'esigenza che veniva anche proprio dal Consiglio federale, quindi dai nostri direttori, che era che quello proprio di far comunicare, parlare e capire anche che cosa le agenzie e ISPRA hanno di posseduto, che non sono solo gli abbonamenti, sono anche le pubblicazioni, le banche dati, tutto quello che noi creiamo in casa, perché ad oggi, cioè fino all'anno scorso, questo non c'era. E quindi va bene, dobbiamo chiudere perché sì, il tempo allora è l'unica, chiudo semplicemente dicendo appunto che siamo a metà del percorso e naturalmente abbiamo scritto e costruito delle linee guida comuni. Queste linee guida, ora ci sarà il passaggio formale al Consiglio federale e a quel punto potremo insomma creare e speriamo di avere una rete a tutti gli effetti anche con le altre. Benissimo. Spero di essere stata. Sì, benissimo, grazie mille. Grazie. Allora passiamo la parola alla collega Fabiana Console. Allora, la collega Fabiana Console, aspetta che questo non funziona. Allora, ci parlerà delle biblioteche di Scienze della Terra, gli strumenti per la diffusione dell'informazione cartografica, le collezioni cartografiche di ISPRA in rete. Questo è il primo degli interventi, perché per ISPRA abbiamo anche la cartografia per il portale, proprio perché ci siamo messi nell'ottica degli utenti per la ricerca, perché di materiale cartografico l'ISPRA possiede moltissimo, però per l'utente spesso non è facilmente intellegibile e decodificabile la disponibilità in quale sedi, per cui sia la biblioteca possiede moltissimo materiale, ma anche tramite il portale è reso disponibile già in digitale. Prego. Buongiorno a tutti, sono Fabiana Console, lavoro alla biblioteca dell'ISPRA ormai da
17 anni. Ringrazio di questa occasione perché siamo stati indicati con questo progetto cartografico tra le buone pratiche dell'ISPRA. Perché parto un po' dalla storia? Perché non si può parlare di cartografia in ISPRA senza pensare che il nucleo centrale di questa cartografia è nata appunto nel 1867, anno in cui è stato istituito il Regio Comitato Geologico, che prevedeva sicuramente la nascita di una cartografia geologica ufficiale e l'avvio delle ricerche delle materie prime, ma prevedeva anche l'istituzione di una biblioteca di cui si era già perfettamente allora consapevoli, tanto da voler creare una libreria speciale valutabilissima, arricchita da una raccolta di carte che continuamente si accresce. Nemmeno 30 anni dopo è stato redatto il primo catalogo da Pompeo Moderni, che in realtà era un geologo, già contava 12.000 volumi e 4.000 carte. 20 anni dopo ci hanno costruito un palazzo in pieno centro, il Palazzo Canavari, inaugurato appunto dal re il 19 luglio del 1885. In questo edificio storico, che abbiamo perso perché è stato cartolarizzato, avevamo una collezione museale e avevamo anche tutta la biblioteca. Se la biblioteca ha trovato una strada, diciamo, per continuare, il museo ancora cerca, come ben sapete, una casa. La biblioteca ISPRA oggi, quindi noi, il nucleo centrale cartografico e bibliografico nasce appunto dalla biblioteca del Regio Ufficio Geologico, ma la biblioteca ISPRA oggi è ben altro, come sapete, nasce da varie fusioni, tra cui quelle già citate con l'AMPA, con l'ICRAM e con l'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica. Brevemente il patrimonio che abbiamo è un patrimonio composto da 60.000 monografie, 750 volumi del fondo antico, quindi pre-1830, 50.000 carte, oltre 3.000 periodici. Siamo una biblioteca che fa anche gli spogli, quindi cataloga gli articoli, soprattutto di riviste di scienze della terra e ambientali, e questo lo si fa dalla nascita della testata. Parliamo di testate nate anche nel 1830. Ultimamente abbiamo fatto anche un recupero dell'archivio. Collocare 50.000 carte è difficile, e mi rendo conto, pensare quante siano 50.000 carte. Occupano quasi 31.000 metri quadrati, ma anche questo non ha un'idea. Immaginate tre campi da calcio come può essere l'Olimpico, o la distanza messe una dietro l'altra da qui fino al Lido di Ostia. Questo per rendervi l'idea che non è facile neanche collocare tutto questo materiale. Il materiale cartografico è stato classificato in tematismi, rappresenta il tematisma, quindi che cosa la carta rappresenta. Ovviamente il nucleo centrale è la geologia, abbiamo oltre 22.000 carte geologiche, seguono quindi le carte ovviamente topografiche, le litologiche, le idrografiche, fino ad arrivare alle carte della vegetazione, alla carta della natura. La qualità e la quantità del patrimonio cartografico e bibliografico di ISPRA è sicuramente fondato su un'attenta politica degli acquisti in passato, impossibile nel presente. Meno male la rete tra gli enti e le istituzioni ci permette ancora di avere moltissimo materiale in scambio. In scambio con oltre 170 paesi del mondo, parlo soprattutto dei servizi geologici. Le nostre carte ovviamente coprono per gran parte, oltre il 30% sono sul territorio italiano. Che cosa noi facciamo di queste carte? Ovviamente noi le cataloghiamo. La biblioteca è stata la prima ad effettuare una catalogazione sistematica standardizzata del materiale cartografico su due livelli: le pubblicazioni autonome, quelle che in un tecnicismo si chiamano documento sciolto, oppure cartografia allegata ad articoli, note illustrative, monografie. Questa attività di catalogazione sistematica è nata dalla collaborazione con l'ICCU, quando un gruppo di bibliotecari e geologi ha redatto le norme ISBD per il Cartographical Material.
Ancora adesso noi implementiamo la nostra banca dati in OPAC locale perché abbiamo difficoltà a riversare questo materiale iniquo e chi è del campo può immaginare perché. Sapete benissimo che la natura C nella banca dati di IQ non esiste, esiste solo la natura M, la natura S, la natura N, quindi dovremmo schiacciare 60.000 record di tipo C, strutturate poi con campi assolutamente precisi in una natura M, quindi in una natura monografica. È come dire unire qualcosa, due oggetti che non sono compatibili tra di loro, però stiamo provando. Che tipo di catalogazione effettuiamo? Effettuiamo una catalogazione ovviamente più particolareggiata che riguarda il soggetto geografico, le tavolette IGM, le aree di bacino e ovviamente il tematismo, e utilizziamo per indicizzare il materiale cartografico e bibliografico il TIST, che è un prodotto, è un nostro prodotto, è del Thesaurus italiano di Scienze della Terra, usato anche in altri, per esempio dal CNR di Torino e da altre istituzioni. È disponibile, ovviamente potete, chi è interessato, che è di Scienze della Terra, può ovviamente richiedercelo. Questa è la maschera che invece l'utente vede dal di fuori con i dati immessi. Qual è la particolarità di questa maschera, come vedete? È una maschera fatta ad hoc sulla ricerca delle carte e quindi ha dei campi completamente nuovi rispetto a chi è abituato a fare un tipo di ricerca bibliografico. Quindi abbiamo la proiezione, abbiamo la scala, abbiamo soprattutto questa possibilità di fare la ricerca per coordinate geografiche. Io ho inserito le coordinate dell'area di Roma, dell'area del Lazio, per darvi un'idea di quello che si può ottenere. E vabbè, si ottengono le notizie, sono strutturate esattamente come un OPAC normale, si possono mettere per anno crescente e decrescente, per natura, per collocazione. Quello che si ottiene della maschera di visualizzazione è questo. Quindi, come potete vedere, dei campi specifici anche su legami diversi da quelli che un materiale bibliografico richiede. Come vedete, anche chi ha fatto la parte di petrografia, chi ha fatto la parte di micropaleontologia, stiamo parlando di una carta geologica, è essenziale saperlo. Questo, ecco, quella nella maschera precedente c'era un piccolo oggetto digitale, cliccando là sopra si può ottenere questo tipo di visualizzazione. Quindi noi siamo riusciti a digitalizzare oltre 1200 carte e renderle disponibili al download a 300 dpi senza nessun tipo di limitazione per la visualizzazione e per la stampa. È un progetto nato già da parecchi anni, è stato sviluppato negli ultimi due anni e fa parte di un progetto congiunto tra biblioteca e personale del Servizio Geologico, di cui oggi qui c'è il direttore Campobasso. Quindi un progetto che ha reso in digitale oltre 1200 carte geologiche antiche, autonome e legate a pubblicazioni. Perché vi dico questo? Perché è facile, tra virgolette, con un plotter a rullo, digitalizzare una carta piana, slegata, sciolta. È difficilissimo, ve lo assicuro, digitalizzare una carta allegata, perché poi la carta va montata, va allegata alla pubblicazione di origine. Tutto questo è entrato un po' in contrasto, forse vi è capitato spesso di fare il download di un volume digitalizzato da Google. Ecco, per noi le digitalizzazioni da Google hanno, diciamo così, sicuramente un'utilità, ma non del tutto, perché ovviamente nei nostri tipi di pubblicazioni con carte allegate, tavole chiuse, non si fanno, quindi la carta rimane chiusa, quindi noi abbiamo dovuto digitalizzare dove è stato possibile anche questo tipo di tavole per poterle allegare al volume. La procedura di digitalizzazione, insomma,
È facile e difficile nello stesso momento, nel senso che la parte tecnica non è complessa, quello che è complesso è ricercare il dato editoriale di carte dove non è indicato l'autore, dove non è indicato l'anno. E siamo quindi spesso con il naso dentro l'archivio per cercare di arrivare ai dati bibliografici, ai dati che consentono quindi l'individuazione dell'autore, dell'anno, eccetera. E quindi vi dicevo, lo scanner a grande formato per le carte grandi, lo scanner piccolo per le carte allegate. Alla fine di tutto questo processo mettiamo una piccola filigrana che non dà assolutamente fastidio poi al download. Che cosa si fa di queste carte antiche? Si guardano e basta e si dicono come sono belle? No, si è cercato di applicare la cartografia antica a sistemi GIS visualizzabili su applicativi, quindi web GIS. Questa è ovviamente il litorale romano di Ostia. Questa è una nostra carta georiferita sul litorale romano. Questo è un altro esempio di una carta di cui non si sapeva niente. Siamo anche andati oltre, abbiamo fatto per Asita 2015 una story map sulla cartografia romana a partire dal 1830 fino ai giorni nostri. Tutto questo fa parte anche di un progetto di cui ISPRA collabora con la Società Geologica Italiana, un progetto a cui partecipano molti partner, in cui si cerca di ricostruire la storia delle geoscienze in Italia. E gruppi di studiosi, cartografi, vengono spesso da noi a visionare il materiale. Con quest'ultima slide vi porto verso poi quello che sarà l'intervento della mia collega. Si spera che poi tutte le carte antiche vengano portate poi sul portale affinché abbiano un altro tipo di visualizzazione. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo Fabiana per la chiarezza e appunto per tutte le risorse, quindi qualsiasi ulteriore poi domanda, ci sarà poi lo spazio per il dibattito. Comunque ecco, ringraziamo Fabiana per la chiarezza e la dovizia di particolari. Adesso diamo la parola alla dottoressa De Logu, che è referente del portale del servizio geologico e la coordinatrice del gruppo di lavoro che dal 2010 si è occupato della cartografia sul portale dell'ISPRA. Sì, grazie. Io appunto mi chiamo Daniela De Logu, voglio ringraziare gli organizzatori, in particolare a Sato che mi ha coinvolta per questa occasione, appunto per poter parlare del portale del servizio geologico. Io lavoro al servizio geologico dal 1989, mi sono occupata prima di biostatigrafia, quindi ho affiancato i lavori per il rilevamento di alcuni fogli geologici. Poi negli anni 2000 per un periodo sono stata anche responsabile delle collezioni mitologiche, collezioni paleontologiche, prima che passassero appunto a livello dirigenziale. E in seguito dal 2006 sono responsabile dell'ufficio che si occupa del settore di coordinamento delle basi dati. Quindi come accennava appunto la collega prima, Fabiana Console, e uno dei compiti principali, anzi il compito principale del servizio geologico è proprio quello di realizzare la cartografia geologica e storicamente le carte geologiche sono state realizzate su un supporto cartaceo, come dice il nome. Con l'avanzare della tecnologia ovviamente è stato possibile rendere disponibili queste informazioni anche su supporti digitali. Adesso vedremo in che modo. Come diceva prima appunto la collega, la storia del servizio geologico parte dall'Unità d'Italia e quindi con la sedi, con l'istituzione di comitati vari, comitati geologici che si sono susseguiti e che hanno avuto la loro sede prima a Torino, poi a Firenze e poi a Roma Capitale. Ma la cosa, e questo è appunto l'ufficio, la sede del Regio Ufficio Geologico, costruito apposta per capire quanto alla fine del secolo, dell'Ottocento, in realtà c'era una grande sensibilità verso queste tematiche
climatismi. Il motivo era anche molto semplice, perché erano finalizzati soprattutto alla ricerca di risorse geominerarie. E è molto importante, vorrei accennare a questa legge, la legge 68 del 1960, che è quella che istituisce gli organi cartografici dello Stato, che sono 5. Uno di questi è il Servizio Geologico, e con il compito appunto di realizzare tutte le basi cartografiche, ognuna per il proprio settore di competenza. Fondamentale è l'Istituto Geografico Militare, l'IGM, che realizza la base topografica su cui poggeranno tutte le informazioni poi realizzate dalla Marina, dall'Aeronautica e dal Servizio Geologico. Da dove siamo partiti? Questa è una foto storica che rappresenta la Scuola Romana di Geologia della metà dell'Ottocento, in cui si vedono, è curioso vedere come i geologi, all'epoca erano quasi tutti ingegneri, principalmente ingegneri minerari, comunque anche quando si riunivano per discutere di geologia avevano sia una giacca elegante che poteva essere una marsina, ma anche il martello. E la realizzazione appunto delle carte avveniva in maniera completamente manuale, quindi qui vediamo ancora, abbiamo una collega che osserva un inchiostro probabilmente dei primi del Novecento, ancora sulla sua libreria all'interno dell'ufficio insieme alle pubblicazioni attuali. E queste erano le carte che venivano, il risultato che veniva dalla elaborazione completamente manuale delle carte. Adesso noi abbiamo appunto questo portale. Per chi è interessato lo potrà consultare a questo indirizzo, ma è molto semplice raggiungerlo scrivendo semplicemente su Google portale Servizio Geologico, il primo risultato è questo. Questa è l'interfaccia. Probabilmente chi lo conosce vedrà che ci sono spesso dei cambiamenti, delle modifiche, perché è in continuo aggiornamento. Essendo un portale ovviamente permette la ricerca, ma soprattutto già all'interno contiene una ricchissima quantità di informazioni. L'abbiamo realizzato pensando a utenti finali di diversa tipologia, quindi dall'utente sia di base che non ha quasi conoscenze o poche conoscenze di tipo geologico informatico, che possono essere i ragazzi all'inizio degli studi o anche il cittadino comune, fino ad arrivare all'utente più esperto che può utilizzare questo strumento per fare ricerche e analisi, quindi professionisti e universitari. E la cosa importante è la visualizzazione, quindi all'interno del portale c'è un geomap viewer che permette di visualizzare tutte le banche dati che noi abbiamo inserito e di fare anche la ricerca all'interno con diversi metodi, perché il portale in realtà è un catalogo di metadati. I metadati sono tutte le informazioni associate ai dati, ai set di dati e ai servizi. E, entrando appunto all'interno del portale si può fare inizialmente una ricerca e poi dai risultati ottenuti visualizzare il risultato della ricerca attraverso questo GeoViewer. Per farlo abbiamo dovuto fare riferimento a degli standard di riferimento che sono principalmente quelli indicati da Inspire e da Archeology, che permette di fare l'interoperabilità di questo portale, e ci siamo anche tenuti a dei profili, quindi i metadati seguono determinati profili. E nel nostro caso noi abbiamo seguito il profilo di Geologia, che è quello che comprende tutti gli altri profili ed è specifico per le scienze della Terra. Come dicevo, partendo dalla home page si può fare una ricerca geografica. La ricerca geografica all'interno del catalogo, inserendo una parola chiave, in questo caso adesso geologia, abbiamo come risultato un elenco di metadati che si possono espandere con una piccola descrizione che ci permette di capire qual è il risultato della nostra ricerca, e questa stessa ricerca è possibile fare anche in maniera molto più rapida da un box che si trova nella sezione, nella sezione dell'home page. Questi risultati possono essere poi inseriti perché in un RSS che per me è un aggregatore che permette di mantenere sempre, di avere sempre l'aggiornamento, e poi si possono fare diverse cose, ad esempio questi dati che noi otteniamo possiamo proiettarli su Google Earth, salvarli con determinati formati e visualizzarli su Google Earth. Andiamo a vedere i contenuti, perché i contenuti sono moltissimi, rispecchiano praticamente quelle che
sono le banche dati del servizio geologico che già negli anni 90 sono state realizzate a partire dagli anni 90. Una delle cose più importanti, dei contenuti più importanti è il progetto CAPE, cioè la cartografia geologica alla scala 1:50.000. Questa è l'importanza di questo progetto, è dovuta al fatto che ha ripreso il rilevamento del territorio nazionale a questa scala. Purtroppo, come mi riaggancio a quello che ha detto la dottoressa Morroni, da alcuni anni non viene più finanziato, quindi sarebbe importante poter accedere di nuovo ai finanziamenti per aggiornare ed estendere a tutta la superficie del territorio nazionale questo progetto. Aprendo la pagina del progetto si trovano alcune informazioni, una descrizione molto dettagliata, si può andare alla pagina stessa del progetto e si può aggiungere direttamente alla mappa all'interno del GeoMap Viewer. Si può aggiungere questo progetto. Questo è quello che viene visualizzato, cioè l'insieme dei fogli realizzati in questo momento, anche se questa non è aggiornatissima come carta, però l'idea che dà è questa, appunto. E entrando nel dettaglio si può arrivare al foglio. Questo GeoMap Viewer permette, tra l'altro, di navigare completamente su questi dati, di fare delle interrogazioni, fare lo zoom e interrogazioni varie. Altri contenuti sono il progetto IFFI, che è l'inventario dei fenomeni franosi. Stessa cosa, si entra nella pagina, si può aggiungere alla mappa e viene visualizzato in questo modo. Si possono appunto aprire i metadati e anche sempre gli stessi metadati con un linguaggio XML specifico. Poi altri contenuti sono tutta la carta geologica d'Italia alla scala 100.000, che è importantissima perché è praticamente la scala di maggior dettaglio disponibile per l'intero territorio nazionale, ma siccome è stata realizzata dal 1870 al 1970, i fogli più vecchi sono quelli che sono stati poi realizzati col progetto CARD. Queste sono tutte le altre banche dati, sondaggi profondi, la geofisica, devo andare avanti velocemente, immagino. Scusate, infatti mi spiace dover rimporre. Sì, questo è per capire. Noi diamo dei flashback, poi siamo a disposizione, abbiamo 29 ore e mezzo di apertura della biblioteca settimanale, valorizziamola, certo. Saremo sempre a disposizione. No, vado veloce, però questa cosa la vorrei dire perché in questa pagina abbiamo i servizi standard WMS che possono essere presi, cioè un link, si seleziona la URL e possono essere quindi utilizzati in locale chiunque utilizzi strumenti GIS come ArcGIS o QGIS, quindi sia commerciali che open source, può in questo modo lavorare in locale sovrapponendo i propri dati a quelli messi a disposizione dal servizio geologico. E vi invito ad andare a vedere quanti sono perché sono veramente tantissime le informazioni disponibili. Quindi, questi sono gli altri formati, quindi possiamo andare velocemente. C'è una pagina in cui abbiamo pubblicato tutti gli itinerari, c'è la possibilità di consultare i singoli fogli e pubblichiamo regolarmente una newsletter e a chi si iscrive viene inviata l'indirizzo di posta. E per finire mi piaceva mostrarvi questa immagine di questo famoso dipinto a olio del geografo perché rispecchia quella che è l'attività. All'età del 1600 il geografo faceva il lavoro che fanno i topografi, che fanno i geologi attualmente, quindi penso che possa rappresentare il nostro lavoro anche nel momento in cui siamo adesso che siamo più digitali. Vi ringrazio. Per eventuali contatti, ecco, ricordiamo i link, le mail per i vari contatti, se avete le informazioni, ecco, ci sono tutti i appunto una delle categorie delle biblioteche degli enti di ricerca che sono appunto virtuosamente unite da una collaborazione sempre storicamente insomma la cooperazione tra le biblioteche del document delivery, il presidente bibliotecario, aderiamo tutti chiaramente alle reti principali nazionali, SBN, NILDE, CNP, insomma chiaramente quindi che permettono appunto di abbattere la barriera tra posseduto e non posseduto e quindi di arrivare in tempo reale a risorse
fisicamente situate in zone geografiche molto distanti. Quindi questo è uno dei punti forti sempre delle biblioteche, che quindi negli anni hanno potuto fare fronte anche ad alcune carenze di acquisti, insomma. Prego. Allora, buongiorno, io sono Monica Sala, vengo dal centro di ricerche della Casaccia, dell'Enea Casaccia, dove lavoro da 25 anni, sempre presso la biblioteca, e dall'87 ne coordino i servizi. E parlerò anche a nome di Giulio Marconi, che è il mio collaboratore fin dagli inizi. E dunque la presentazione che se riuscissi a far partire da... No. Puoi darmi assistenza un secondo? Sì, chiediamo. Che cosa, scusa? Dunque, per la Bruxelles se c'è bisogno. Allora, che ti serve? Da dove la faccio partire? Prego. Ah, giusto. Ok, perfetto. Allora, la presentazione che cercherò di fare il più velocemente possibile, in modo chiaro, verte su questi punti principali, cioè una panoramica velocissima su che cos'è l'Enea e su chi è l'Enea e la sua mission, e qual è il rapporto tra energia e ambiente, che per le nostre tematiche sono fondamentali e correlate, legate al discorso e al concetto di sviluppo sostenibile. Quindi l'informazione e la documentazione all'interno dell'agenzia, e come best practice questo strumento ultimo nato di informazione, che è l'Atlante dell'innovazione tecnologica. Dunque l'Enea nasce come agenzia con la legge 37 del 2009, però fonda le sue origini e le sue attività in un passato molto più lontano. Infatti nasce come centro nucleare negli anni 50, come CNRN, Comitato Nazionale di Ricerche Nucleare, poi CNEN, e fino agli anni 80 è connotato proprio dalla ricerca sul nucleare. Nell'82 cambia acronimo, diventa Enea, acronimo che mantiene fino ai giorni nostri, nonostante diciamo qualche cambiamento nello svolgimento diciamo interno dello stesso. C'è da dire che però già dagli anni 80, con il diffondersi di una nuova cultura energetica, si va diciamo associando al tema diciamo dell'energia, che fino allora era stato primariamente legato al nucleare, anche quello più relativo alle fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia. E chiaramente con gli anni 86-87, quindi l'incidente di Chernobyl e poi i referendum popolari contro la scelta nucleare, diciamo, l'orientamento dell'Enea va sempre più virando verso la ricerca dello sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale dell'energia. In questo senso arriviamo fino al 2009, quando l'ente diventa appunto agenzia e come tale svolge attualmente un ruolo e una funzione molto particolare nel panorama italiano, perché oltre alle finalità e alle tematiche tipiche di un ente di ricerca, che rimangono ovviamente, aggiunge anche tutti quei servizi a supporto delle imprese e della pubblica amministrazione, sia della pubblica e anche privata, delle imprese private, quindi tutti quei servizi che sono legati al trasferimento tecnologico. E questo appunto in particolare con la legge che ci ha visto diventare agenzia nel 2009. Ora, chiaramente i temi dell'ambiente e dell'energia si vanno fondendo, si correlano, perché tantissime sono le tematiche che vengono trattate all'interno dell'Enea, e vanno dall'inquinamento atmosferico alla salvaguardia dei beni culturali, la biodiversità e tante altre cose insieme. E quello che appunto è importante appunto è il fatto che in questo senso l'energia e la ricerca viene ad essere funzionale appunto allo sviluppo tecnologico. In che senso? Proprio rispetto al discorso dello sviluppo economico sostenibile, in quanto energia e ambiente sono funzionali
a un, come dire, a un miglioramento della qualità della vita che sia però rispettoso dell'ambiente in cui noi viviamo. E per questo, diciamo, quello che diceva prima Enrica Manenti, tutte le biblioteche sono ambientali, la nostra che è energetica, che nasce dal nucleare, sicuramente lo è, comunque lo è molto anche lei. In questo senso quindi energia e ambiente come due facce della stessa medaglia. Ora, rispetto a questa mission così complessa e così articolata, ovviamente l'aspetto della formazione, della informazione, della documentazione riveste sicuramente un ruolo fondamentale, cruciale. Per quanto riguarda le biblioteche in particolare, diciamo, io non ho voluto soffermarmi molto sull'aspetto puramente bibliotecario e dei servizi, dirò soltanto che l'Enea si compone di 9 centri di ricerca che sono sparsi su tutto il territorio nazionale, in quasi tutti c'è una biblioteca o quantomeno uno sportello, diciamo, biblioteconomico, bibliotecario di riferimento. In alcuni centri ci sono biblioteche più storiche, più strutturate, ma comunque tutti lavoriamo in sinergia e in collaborazione, e da questo punto di vista diciamo, noi abbiamo già fatto nostro, diciamo, questo appello iniziale di collaborazione, perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle proprio in quanto la collaborazione sia utile proprio all'ottimizzazione delle risorse, specie in momenti di crisi e di ristrettezze economiche. Quindi abbiamo sviluppato i servizi tipici e più utili di information retrieval, che condividiamo tra tutti e mettiamo a disposizione sia dell'utenza interna dell'agenzia e sia dell'utenza esterna, che è ben accetta chiaramente nei nostri centri di ricerca. E diciamo che i nostri ultimi sforzi sono stati orientati soprattutto sui temi dell'accesso aperto e dell'open access. Infatti, come biblioteche ci siamo impegnati nella realizzazione di un archivio istituzionale, l'Enea Open Archive, che ormai è operativo, e diciamo, i nostri prossimi obiettivi, il nostro prossimo, diciamo, obiettivo principale è quello della realizzazione di una policy di agenzia, della sensibilizzazione assolutamente fondamentale e necessaria nei confronti dei nostri colleghi, per far sì che appunto tutto quello che viene prodotto all'interno dell'Enea possa essere e venga depositato obbligatoriamente all'interno dell'archivio, in modo da renderlo facilmente disponibile ed accessibile. E, dicevo che appunto un sistema come quello della nostra agenzia necessita di informazione e documentazione in senso lato, quindi le biblioteche non sono l'unico canale attraverso cui passa l'informazione dell'Enea. Se voi avrete modo di, o avete già avuto modo di visitare il nostro sito web, vedrete che appunto già lì trovate alcuni tra i canali informativi, sia sicuramente il link al sistema bibliotecario, ma anche a sistemi informativi come Enea Informa, Enea in Onda, Enea Channel, che sono appunto altri canali attraverso cui viene veicolata l'informazione della ricerca e della tecnologia che si sviluppa all'interno dell'agenzia e che viene messa poi al servizio della comunità. Viene fatto poi tutta un'opera di formazione attraverso corsi di formazione come Energy Manager, c'è la scuola delle energie che si è localizzata proprio presso il centro di ricerca della Casaccia, e altri corsi di formazione e informazione che si svolgono durante tutto l'anno. E l'ultimo, appunto, sono andata proprio velocissima, sì, l'ultimo, il timer. L'ultimo strumento appunto che è stato prodotto è questo Atlante dell'innovazione tecnologica, che è una banca dati all'interno della quale possono essere ricercati per codice Ateco e anche con parole, diciamo, del linguaggio naturale
le tecnologie sviluppate dall'ENEA e che sono messe a disposizione appunto della pubblica amministrazione, delle imprese, sia per già delle applicazioni operative ma anche per eventuali sviluppi successivi. Vorrei far vedere il video, spero parta. No, infatti l'audio non si sente. Sì. Beh, io ce l'ho qui sul computer, non so se è possibile vedere. Spero di sì. Pure la cartellina. Sulla cartellina c'è questo. Questo è il link, però parte dall'audio. La slide era? È l'ultima, la penultima. Cliccando su questo dovrebbe partire, in effetti parte dalla presentazione. Però nel frattempo diamo il benvenuto alla scuola che è arrivata qui, c'è la professoressa che gentilmente ha accompagnato questi ragazzi, è il liceo Nomentano se non erro, è vero? Questo il contributo, questo qua. Professoressa, questo qua sotto. La ringraziamo per la partecipazione, ci fa molto piacere perché ecco sono in sala rappresentate tante sia istituzioni di varia provenienza. Se vuole venire un secondo, magari la... C'è internet. Le docenti poi sono sempre promotrici ecco, la scuola, le biblioteche, le istituzioni devono collaborare ai fini della sì, l'importante è che ci sia l'audio. Partire ci proviamo, sennò la professoressa Saba, ecco, vediamo questo. Che ha portato una classe di... Siamo qua perché quest'anno è questo progetto di alternanza scuola-lavoro e quindi all'interno diciamo, di questo progetto che noi seguiremo insieme alla biblioteca della facoltà di architettura abbiamo pensato di cominciare proprio in questo modo, visto che quindi siamo ben lieti, ecco, la ringraziamo. Ringraziamo voi. Vi ringraziamo per questo punto. Con la nuova normativa appunto prevede quindi che i ragazzi svolgano un periodo e quindi spesso le biblioteche accolgono questi ragazzi insomma e danno sia informazioni di information literacy quindi di strategie di ricerca più efficaci per sfruttare al meglio le risorse disponibili sia materialmente il lavoro in biblioteca sicuramente ecco dà un bello spaccato per la vita che può essere utile per la vita. Allora, l'audio io non c'è un problema non so tecnico. Se riuscite a sentirlo, quindi se invece non lo so, così purtroppo. Siccome purtroppo comunque abbiamo... se voi andate sul sito dell'Enea che è questo www.enea.it mettendo semplicemente ATECO, che è questo atlante dell'innovazione tecnologica, vedete sicuramente la presentazione che è molto diciamo, simpatica perché comunque diciamo, fa anche una panoramica su quelle che sono le attività di ricerca dell'Enea e allo stesso tempo poi arriva a una presentazione della banca dati che diciamo, spiega, ma è semplicissimo, non è che sia particolarmente complicato, come fare la ricerca attraverso appunto i codici, come arrivare alla tecnologia diciamo già sviluppata. Mi spiace che sì. Perché allora ringraziamo Monica Sala veramente a cattivo lei a cattivo lei ci sta troncando gli interventi. Sì ci sta ok allora a questo punto passiamo la parola invece all'altra collega dell'Istituto Superiore di Sanità Cristina Mancini responsabile del ufficio prestiti. Dell'ufficio periodici. La collega è ufficio prestiti, ecco, lo sai, ecco, non la vedeva. Scusami, avevo confuso le due cose. Sì, ecco, l'altra collega, Rosalia Ferrara, invece. E diamo la parola appunto, lei è rappresentante quindi della biblioteca dell'Istituto Superiore della Sanità.
e quindi appunto ci illustrerà quest'altra realtà molto importante del Infatti mosaico delle biblioteche. Volevo proprio ringraziare la dottoressa Salo per questo invito, perché in realtà questa è stata un'occasione proprio di approfondimento, e infatti volevo proprio iniziare dal titolo, dove abbiamo messo un polmone verde. Perché questo? Proprio perché dall'analisi che abbiamo effettuato ci siamo accorti che la realtà ha evidenziato proprio come l'ISS e di conserva la sua biblioteca svolgano un ruolo tutt'altro che secondario in campo ambientale, e adesso poi vedremo come. Oh, scusate, perché qui mi sa che mi manca. Mi ha saltato una slide. Sì, va bene, comunque ve lo racconto io, nel senso che l'istituto nasce comunque nel 1934 come istituto di sanità pubblica, e tra le sue molteplici competenze annovera anche ovviamente il controllo del rischio biologico e chimico e per la salute delle popolazioni e la salvaguardia dell'ambiente. Allora, è strutturato in centri, in dipartimenti, centri e servizi, e qui vediamo già il nostro sito, dove in alto a sinistra compare appunto la voce dipartimenti e servizi, che selezionata appunto dà accesso a questa pagina dove compaiono tutti i dipartimenti, e vedete che in alto il primo è ambiente connessa prevenzione primaria, e questo è il dipartimento che precipuamente si occupa proprio di ambiente. Naturalmente, selezionando la voce ambiente connessa prevenzione, accediamo proprio alle pagine specifiche di questo dipartimento, dove troviamo appunto tutti i vari reparti in cui questo dipartimento si articola, e vedete che si va dalla chimica, dagli antiparassitari alla chimica tossicologica, fino all'igiene dell'aria, delle acque, il suolo e i rifiuti, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Sono in tutto 16 reparti che poi si occupano in particolare anche di una serie di siti tematici che comprendono anche i problemi domestici, diciamo. Qui non riesco. Forse c'è Dunque, dicevo, e quindi sono in tutto 16 reparti, e praticamente a questi 16 reparti afferiscono 200 unità, quindi capite bene che 200 unità operative. E infatti, se noi andiamo a vedere proprio le pubblicazioni dell'Istituto in tema ambientale per l'anno 2015, vediamo che la produzione proprio in campo ambiente, al di là dell'11% di articoli di periodici, abbiamo un dato molto interessante nella parte che riguarda i rapporti tecnici che sono proprio di produzione dell'Istituto, cioè che molti di voi forse conosceranno, i cosiddetti RTI Istisan, e effettivamente vediamo questo 30% che vuol dire che c'è un grosso impatto, e comunque il totale delle pubblicazioni in campo ambientale per l'anno 2015 è il 15%. Ancora interessante vedere che, questa è la produzione del Dipartimento Ambiente, che si è attestata per il 2015 intorno alle 200 unità. E la cosa interessante, vedete, al di là degli articoli che si sa, gli articoli di periodici fanno la parte del leone, quel 13% che indica sempre i rapporti tecnici sta a significare che evidentemente non soltanto il Dipartimento Ambiente si occupa di questioni ambientali, ma evidentemente un po' tutto l'Istituto è impegnato ed è interessato a questioni relative all'ambiente. Ecco, ancora per finire, come istituto, l'Istituto produce e gestisce una serie di banche dati che qui vedete elencate, e in particolare di riferimento per l'ambiente, la banca dati dei cancerogeni, la banca dati sensibilizzanti, l'etichettatura sostanze chimiche e l'ISS Tox Chemical Toxicity Databases. Queste banche dati sono tutte liberamente interrogabili in internet, hanno delle maschere di ricerca molto semplici, quindi prevedono dei campi e hanno anche degli help.
A questo punto, ecco, parliamo, entriamo nel vivo, cioè rispetto al quadro di riferimento che vi ho fornito, possiamo dire che appunto la biblioteca nasce nel 1934 insieme all'istituto e svolge un'attività di supporto ai suoi ricercatori e, ma da sempre, anche a tutta l'utenza esterna. È specializzata nell'ambito della biomedicina e della salute pubblica ed è considerata la biblioteca nazionale di riferimento proprio per la biomedicina, eppure essendo specializzata per la biomedicina possiede anche una raccolta documentaria specificatamente dedicata ai temi dell'ambiente e connessa prevenzione primaria. Ecco, vedete che per quanto appunto attiene alla parte a stampa, può offrire ai suoi ricercatori e a tutta la sua utenza una notevole raccolta di documenti a stampa. Sono oltre 200.000 le monografie, 9.000 titoli di periodici e di questi oltre 500 sono di tema ecologia ed ambiente. E inoltre delle raccolte storiche a stampa, per le quali segnaliamo in particolare le pubblicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della quale l'Istituto è centro di documentazione a partire dagli anni 90, cioè come depositary, poi library, addirittura di tutto ciò che di tutte le pubblicazioni prodotte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E inoltre 1160 volumi antichi che vedete spaziano tra i secoli XVI e XIX. Però come voi tutti sapete, come tutte le biblioteche, hanno dovuto tutti virare verso il digitale, in particolare proprio le nostre biblioteche, le biblioteche a carattere tecnico e scientifico. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato che comunque la nostra biblioteca oggi è in grado di offrire all'utenza una serie di servizi avanzati interessanti. E vedete qua 9.000 titoli di periodici elettronici che sono offerti a testo completo, e anche qui, anche di questi, c'è una percentuale che intorno ai 500-600 titoli a carattere, cioè, environmental. Poi alcune basi di dati bibliografiche, tra le quali vi cito soltanto Web of Science, che tutti voi sapete l'importanza di Web of Science nella valutazione della ricerca e oggi anche dei ricercatori. Inoltre, oltre al sito poi della biblioteca, gestisce, che è utile per tutte le informazioni che riguardano ovviamente i servizi della biblioteca, la nostra biblioteca gestisce tre siti tematici che sono il Bibliosan 2.0, che nasce praticamente da un progetto nell'ambito del sistema Bibliosan, sistema di biblioteche biomediche a cui appartiene anche il nostro istituto, fin dal suo inizio, che è stato nell'anno 2003, ed è un progetto praticamente per l'utilizzo di risorse e strumenti che sapete del web 2.0. Poi il sito del centro di documentazione OMS, per il quale segnalo una cosa interessante che noi abbiamo fatto, cioè contiene una base dati con tutte le traduzioni italiane di documenti dell'OMS, quindi questo è un lavoro che continuiamo a fare, e poi tutto ciò che è informazione per che riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E infine il fondo Rari, dove appunto sono contenute notizie e eventi per il fondo antico, relativo al fondo antico. Infine, l'ultimo ma non il meno importante, il catalogo in linea, che come tante biblioteche ormai è gestito tramite il sistema integrato di Sebbina, a fare tempo ormai dagli anni 2000, e che naturalmente consente la ricerca dei documenti anche per argomento attraverso dei codici o delle voci di soggetto o dei codici di classifica. Ecco, qui vedete proprio la home page del nostro sito, e vedete che appunto in alto, nella parte a sinistra, sono indicate tutte le informazioni che vanno dai calendari, gli indirizzi, i servizi, i cataloghi, e fornitura di articoli di cui adesso poi parliamo, e tenete presente anche questo seminario per utenti, perché sono due argomenti di cui parlerò adesso in finale. E infine l'accesso ai siti tematici, vedete in basso a sinistra l'accesso ai siti.
qui vi ho messo una pagina del nostro catalogo online, ce l'ho altri due minuti perché vedo che mi guardi. In realtà comunque noi metteremo a disposizione tutto questo materiale prontamente online. Sto finendo comunque. Allora, questa comunque è una pagina del nostro catalogo in linea dove vedete sono riportati dei documenti, dei nostri documenti degli Istituti proprio, e c'è quell'iconcina sulla destra dove è indicato oggetto digitale, quello consente l'accesso al testo completo della pubblicazione. Ecco, una cosa che non vi ho detto, che tutta la produzione dell'Istituto, perché noi non produciamo soltanto rapporti tecnici, ma probabilmente qualcuno di voi saprà il notiziario dove ci sono anche tutte le informazioni epidemiologiche e gli annali, e sono tutte liberamente interrogabili e a testo completo in linea, e addirittura sono stati tutti recuperati anche le annate pregresse, gli annali partono dal 1938, quindi c'è stato anche il recupero del pregresso. Altri servizi, oltre agli servizi di cui già vi ho parlato, questi sono altri servizi disponibili, appunto la consulenza ricerca bibliografica, addirittura la consulenza di remoto, cioè è possibile telefonare e parlare con uno dei nostri bibliotecari per avere delle informazioni. Poi la fornitura è molto importante qui, perché appunto sentivo la dottoressa Morroni che è il problema grosso delle risorse, ma anche noi siamo sempre, non siamo messi molto bene, dice, anche io non mi sento molto bene, come diceva Linus, è morto, anche io non mi sento molto bene. E comunque vedete che per la fornitura praticamente il 74% sono state richieste dall'utenza esterna, sono richieste di utenza esterna, e di queste richieste sono state evase il 67%, con una media giornaliera di attesa di mezza giornata, diciamo, di tempi medi per la fornitura. E infine la formazione, che è il nostro, sta diventando sempre più il nostro fiore all'occhiello, l'uso degli strumenti e delle fonti informative che abbiamo noi disponibili, e che facciamo dei seminari, dei cicli di seminari per i nostri utenti interni. Poi siamo impegnati negli ECM, che voi sapete che i professionisti della sanità hanno bisogno di questi crediti, allora noi gestiamo dei corsi e siamo passati da uno a tre, che ne faremo nel corso di quest'anno. E poi per chi ci fa richiesta, come appunto la dottoressa Sato, che vedete qui, che nel corso del 2015 siamo riusciti a realizzare due eventi a carattere seminariale che hanno riscosso notevole interesse, perché come lei accennava giustamente all'inizio, spesso c'è tanta informazione, però distinguere qual è la buona informazione e la cattiva informazione è sempre piuttosto complicato, ed è bene che gli utenti siano avvertiti. Poi noi in campo biomedico ancora di più, ma direi che in tutti i campi dell'informazione. E per il 2016 siamo appunto, saremo in trattativa, in corso di definizione, e vediamo che cosa riusciremo a fare. Io vi ringrazio, spero di essere stato abbastanza bello. Che poi noi prontamente metteremo a disposizione online. La ringraziamo proprio anche per i corsi che ha tenuto da noi insieme alle sue collaboratrici, che veramente sono stati molto utili, molto apprezzati dai nostri ricercatori interni su PubMed e il resto. Così non volevo tutta una serie di risorse biomediche, perché il legame, come è noto, tra ambiente e salute è quanto mai caldo, quindi è bene avere risorse a disposizione per poter documentarsi e correre ai ripari. A questo punto facciamo diamo spazio anche ai colleghi. Intanto ringraziamo anche appunto il direttore della biblioteca della Scuola di Sanità, dottor Toni, che ringraziamo per la sua presenza. E ho visto pure passare la Gaetana Cognetti, che non so adesso dov'è. Dov'è? Ecco, ringraziamo anche lei, la direttrice della biblioteca dell'IFO, ringraziamo un altro punto nodale per le biblioteche, la salute e la cura del paziente, un'altra biblioteca molto attiva per tantissime attività, i corsi, la biblioteca del paziente, insomma c'è tutto un mondo, ogni biblioteca, ogni ambito è una tessera di un ampio mosaico culturale da cui appunto si può trarre moltissimo, perché ci sono professionisti eccellenti che mettono in campo grandissime risorse. Allora, a questo punto diamo il benvenuto ai colleghi del CNR, il direttore Alberto Rosa e Maurizio Lazzari dell'IBAM, che ringraziamo molto per la partecipazione, e a cui diamo la parola, pregando sempre di rimanere nei tempi un po' strettini. Sarò velocissimo. Buongiorno a tutti. Sono Alberto De Rosa, il direttore della Biblioteca Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede qui a Roma, in piazzale Aldo Moro. Il contributo di oggi avrà per oggetto il ruolo delle biblioteche tematiche del CNR per l'ambiente, e sarà strutturato su due interventi. Il mio primo intervento
dell'Istituto per i beni archeologici e monumentali con sede in Potenza. Ringrazio anche i colleghi Agata Maggio, Maria Adelaide Ranchino e Roberta Zampaturi che hanno contribuito, diciamo, nella stesura delle slide. Allora, di che cosa si parlerà? In questo contributo viene presentato lo stato dell'arte della diffusione delle biblioteche tematiche specializzate su discipline ambientali afferenti proprio alla rete nazionale del CNR. In particolare il ruolo specifico rispetto all'impatto sugli studi territoriali a supporto delle attività professionali e alla ricerca di base con progetti specifici. Permettetemi però di introdurre un po', diciamo, la biblioteca centrale del CNR. Essa è stata istituita nel 1927 a seguito dell'attribuzione al CNR del diritto di deposito legale di tutte le pubblicazioni tecnico-scientifiche prodotte in Italia. Il promotore fu fondatore Guglielmo Marconi, che è stato anche il presidente del CNR, il primo presidente del CNR dal 1927 al 1937. Grazie proprio al deposito legale, negli anni la biblioteca centrale ha continuato a conservare, valorizzare e diffondere la produzione editoriale scientifica italiana, tanto da essere considerata la biblioteca nazionale della scienza e della tecnica. La biblioteca centrale ospita inoltre i seguenti centri: il Centro Nazionale ISSN è il centro che attribuisce i seriali a tutte le pubblicazioni di riviste scientifiche. Abbiamo il Centro Nazionale di Riferimento per gli Organismi Italiani Produttori di Letteratura Grigia, nell'ambito del network europeo Open Grey, e molto importante anche il Centro di Documentazione Europea. Qualche dato per avere un po' la dimensione del patrimonio documentario del CNR, che si è cresciuto sia grazie al deposito legale, appunto, agli acquisti, alla produzione scientifica del CNR, ma anche grazie alle donazioni di enti e privati. Infatti abbiamo il Fondo Tidone, il Fondo Agnello, il Fondo Cavoltino, sono fondi molto, molto importanti. Il patrimonio è stimato complessivamente intorno a 480.000 volumi, di cui ben circa 150.000 è rappresentato dall'antiquariato scientifico. Poi, grazie al digitale, lo scenario si è ulteriormente ampliato. Infatti, attualmente abbiamo a disposizione dell'utenza più di 10.000 periodici elettronici, 50.000 ebook, 20.000 proceedings e 5.000 standard AAA. Vediamo nell'ambito delle aree tematiche legate all'ambiente. Diciamo, il patrimonio è disponibile in catalogo, consiste in 20.000 monografie e circa 2.000 periodici. Le tematiche, come potete vedere, sono, diciamo, un po' tutte: la geologia, la geofisica, vulcanologia, meteorologia, climatologia, idrologia, botanica, agricoltura. Quindi, diciamo, vengono un po' abbracciate tutte. L'intero catalogo della biblioteca comprende le schede bibliografiche dell'archivio storico, monografie periodici sia cartacei che elettronici con accesso full text, e documentazione europea. La consultazione avviene tramite il nostro OPAC, che è sulla slide è riportato l'indirizzo web dove potete andare e rendere conto, diciamo, del materiale che mettiamo a disposizione. Altre banche dati e cataloghi che sono disponibili e gestiti dalla biblioteca sono il CNR Solar, che è una banca dati di pubblicazioni scientifiche finalizzata a realizzare un archivio dei prodotti italiani della scienza e della ricerca. La banca dati ospita circa 7.800 documenti, di cui
circa il 10% riconducibili proprio a discipline ambientali. E poi il repertorio della letteratura grigia italiana. Nella slide potete vedere l'indirizzo web di riferimento. Giusto, quali sono i compiti della Biblioteca Centrale del CNR. Essa conserva e valorizza la produzione editoriale tecnico-scientifica, sia italiana che del CNR, grazie proprio alla legge sul deposito legale. Importante però l'attività di coordinamento di tutto il sistema bibliotecario dell'ente, che è composto da biblioteche sia delle aree di ricerca che degli istituti. In base al regolamento della Biblioteca Centrale, infatti, abbiamo il compito di armonizzare tutte le attività e i servizi del sistema bibliotecario. Nel 2011 è stato istituito anche il Comitato Permanente per la gestione di tutte le biblioteche, un lavoro importante perché il Comitato sceglie la politica delle acquisizioni centralizzate e poi mettiamo a disposizione di tutta l'utenza nostra interna al CNR. La rete scientifica è composta da 7 dipartimenti che raggruppano 111, 103 istituti di ricerca. I dipartimenti sono scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, scienze bioagroalimentari, scienze chimiche e tecnologie dei materiali, scienze fisiche e tecnologie della materia, scienze biomediche, ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti, scienze umane e sociali, patrimonio culturale. Però di questi 7 dipartimenti, adesso per quanto riguarda la trattazione delle tematiche legate all'ambiente, dovrei soffermarmi sui primi 2, e cioè il Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie dell'Ambiente, al quale afferiscono 12 istituti del CNR, quindi 12 biblioteche, e il Dipartimento Scienze Bioagroalimentari, dove afferiscono 9 istituti e 9 biblioteche. Per quanto riguarda appunto questi due dipartimenti, la consistenza dei beni librari e documentari presenti presso, presso gli istituti della rete si stima di circa 150.000 documenti, quindi una enorme massa di documenti da utilizzare, ripartita tra monografie, riviste, enciclopedie, collane, estratti, banche dati, carte geografiche e letteratura grigia. Questo è l'elenco di tutti gli istituti che fanno parte del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, con la relativa ripartizione geografica, un po' articolato su tutto il territorio. Di seguito l'elenco degli istituti che fanno parte del Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari con la relativa ripartizione. Io sto correndo, finito. Non voglio grazie mille direttore. Sì, prego. Passerei la parola a Maurizio Lazzo, grazie. Grazie, scusate. No, vabbè, mi rendo conto. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori, all'ISPRAN, alla Rosaso per l'invito. Sarò velocissimo. Finora fondamentalmente un po' quasi tutti gli interventi hanno discusso della prima parte del tema del convegno, quindi l'ambiente in biblioteca, ma vediamo anche cosa può fare la biblioteca per l'ambiente. Le biblioteche di fatto costituiscono, soprattutto quelle specializzate, è vero che tutte possono essere biblioteche per l'ambiente, ma alcune particolarmente specializzate di fatto costituiscono dei veri e propri presidi sul territorio della conoscenza, della cultura, sia per quanto riguarda l'edito, ma soprattutto per l'inedito e la letteratura grigia. La cooperazione scientifica e la cooperazione tra le biblioteche da in una forma di rete organizzata è sicuramente un passo vincente, perché permette uno scambio anche veloce di documenti,
La possibilità anche di sviluppare dei software e nuove funzionalità, più avanti vi farò vedere un esempio di cosa è stato fatto rispetto a un repertorio bibliografico realizzato in Basilicata, quindi come per esempio la trattazione del dato bibliografico in termini geografici può dare delle risposte a delle problematiche di studio sui territori. E la capacità anche di poter dialogare permette di organizzare anche i documenti in una forma anche diversa rispetto a quella detenuta in ciascun contenitore culturale. E infine quindi permette, come abbiamo visto, citato in diverse presentazioni, la realizzazione di banche dati specifiche. Tutto quello che abbiamo detto finora è approfondibile sul sito del CNR, dove troverete chiaramente tutti i riferimenti particolareggiati rispetto a ciascun istituto del Dipartimento Ambiente e Bioagroalimentare. Per quanto riguarda le banche dati un po' più particolari, molto velocemente segnaliamo la banca dati Polaris, che mette in relazione di fatto il rischio da frana con la popolazione ma anche con il patrimonio culturale, quindi le interazioni tra eventi e patrimonio. Il Geo Digital Library, che è stato realizzato dall'Istituto di Geoscienze e Georisorse dell'area di Pisa, dove è un sito dedicato di fatto a raccolta di documenti specializzati, anche rapporti tecnici su tematiche specifiche, oppure il Mediterranean Germoplasm Database, realizzato dall'Istituto di Geoscienze e Biorisorse del CNR, che ha una forte vocazione verso la collezione di dati a tutela della biodiversità, con una banca dati veramente importante. La biblioteca storica degli studi adriatici dell'Istituto di Scienze Marine di Venezia, anche questo è un importante contenitore, un importante database in cui vengono conservati circa 1650 volumi e 109 carte antiche con manoscritti inediti. Benissimo, la biblioteca Guglielmo Marconi di centrale del CNR l'anno prossimo festeggerà i 90 anni di vita, quindi una biblioteca radicata nella storia della ricerca italiana, che ha avuto un'espansione, una crescita anche delle proprie collezioni, della propria consistenza in forma quasi esponenziale. Dobbiamo anche dire che una delle tre, non tutti lo sanno, che è una delle tre biblioteche nazionali che raccoglie chiaramente tutto l'edito. Ora, nell'ambito di questo, della biblioteca Marconi, in collaborazione con l'istituto a cui afferisco, proprio per lavorare per l'ambiente, per fare qualcosa rispetto al territorio, è stata strutturata un'idea progetto condivisa con diversi enti, tra cui l'ISPRA che oggi ci ospita, l'AIB e la Fondazione del Museo Civico di Rovereto, e prossimamente anche l'ICCU e il CNG, che hanno espresso una forte volontà di partecipazione. Per realizzare cosa? Un progetto che ha come acronimo BiblioGeoRete, cioè bibliografie georeferenziate tematiche territoriali. Questo è un progetto che nasce come spunto da un vecchio progetto del CNR che era finalizzato tutto sommato a sostenere un progetto specifico, quello della realizzazione delle carte geologiche d'Italia, andando a realizzare dei repertori bibliografici regionali che raccogliessero tutto l'edito che poteva in qualche modo, chiaramente negli anni 50, 60, 70 non c'erano gli strumenti informatici di cui possiamo beneficiare oggi, e quindi chiaramente il cartaceo era l'unica fonte di studio disponibile, e quindi avere un gruppo di ricercatori, un gruppo di persone che lavoravano per raccogliere questo materiale e metterlo a disposizione dei rilevatori e dei ricercatori, chiaramente ebbe una priorità. E quasi tutte le regioni italiane furono coperte da questi repertori bibliografici, alcune non sono state mai realizzate. Benissimo. Allora, partendo da questo, si è pensato di riprendere questo progetto solo come spunto, non perché la geologia dovesse in qualche modo come tematica esaurire l'argomento. Vedete qui rappresentate sulla destra il Trentino e la Sicilia, le guide bibliografiche legate a quella prima collana, mentre sulla sinistra un volume edito recentemente sul repertorio bibliografico
geologico della Basilicata, da cui è partito, diciamo, questa idea progetto. Questa idea progetto in che cosa consiste? Consiste nel realizzare una forma di riprendere l'idea di realizzare repertori bibliografici tematici regionali, quindi può essere la geologia, ma può essere l'archeologia, la storia, la botanica, la zoologia, per ciascuna regione, realizzare una piattaforma in cui far convergere tutto questo materiale reso anche disponibile rispetto gratuitamente rispetto agli utenti esterni, fatti salvi i diritti d'autore che chiaramente vanno legati alle diverse riviste o agli editori, e georeferenziare questo prodotto. Che significa georeferenziare questo prodotto? Significa associare al dato bibliografico l'area di studio o i punti in cui sono stati realizzati questi studi per verificarne la distribuzione sul territorio. Ultima slide, l'organizzazione, l'idea progetto. Quindi c'è un gruppo di coordinamento nazionale, l'ente promotore del CNR, gli enti partner, abbiamo già detto, sono l'ISPRA, l'AIB, il CNG, che è la fondazione del Museo Civico di Rovereto. Verrà realizzato un protocollo d'intesa in cui verranno definiti questi obiettivi, in cui verranno definite le azioni di ciascun attore, e verrà realizzato questo progetto pilota attraverso la realizzazione di gruppi di lavoro regionali in cui lavoreranno in forma affiancata sia i bibliotecari, sia i ricercatori, sia i geologi, ma adesso sono geologi per la parte geologica, che cambierà chiaramente la figura di riferimento a seconda delle categorie. E vedete infine l'ordine, diciamo, delle diverse fasi che porterà poi a realizzare questa piattaforma, che sarà anche interoperabile con i sistemi esistenti. Quindi non si duplicano i lavori, ma si devono integrare. Alla fine avremo una rappresentazione, come vedete in basso a destra, questa è la Basilicata, è il prodotto di quell'edizione di cui vi ho citato, dove ogni comune rappresenta che cosa? La densità di citazione bibliografica per chilometro quadrato. Cioè, che cosa significa questo? Significa vedere in una scala di colori quali sono le parti dei territori più o meno studiati e da diversi punti di vista, e quindi chiaramente avere un input, una sollecitazione nell'approfondimento e anche nella successiva fase di studio. Grazie. E Alberto De Rosa per la rapidità della loro esposizione, molto, molto chiara e molto interessante. Per quanto riguarda il progetto BiblioGeorete, le colleghe della biblioteca che seguono questo aspetto sono Filomena Severino e Elisabetta De Maio, e poi la dottoressa D'Andrea, insomma varie altre persone. Per quanto riguarda l'interoperabilità, c'era il collega anche del Sinanet, Nico Bonora, che ha dato molte informazioni utili, e anche per la messa a disposizione dell'estrazione in maniera automatica dei dati dai nostri OPAC per evitare ricatalogazioni ex novo. Insomma, ci sono comunque varie cose molto interessanti. Adesso diamo la parola a Leone Montagnini, responsabile dell'Ufficio Biblioscienze delle Biblioteche di Roma. Le Biblioteche di Roma sono appunto una realtà molto, molto, molto estesa e importante di Roma, e quindi lui è stato un precursore del movimento proprio di divulgazione scientifica che le biblioteche operano sul territorio, e noi quindi adesso seguiamo infatti il suo esempio in questo cammino di divulgazione scientifica. Prego. Grazie per l'invito e intanto saluto tutti quanti. Buongiorno. Dunque, io voglio soltanto fermarmi su un concetto. La diffusione della cultura scientifica attraverso le biblioteche pubbliche, intese come public library. Tra le nostre 39 biblioteche, delle biblioteche di Roma, escludo qui altre tipologie di biblioteche che fanno rete all'interno della nostra rete principale, c'è la biblioteca della Casa del Parco, e è immersa nel verde, nel Pineto Sacchetti, e tra l'altro c'è un forte impegno da parte di Stefano Gambari, che
Ecco, ho visto qui e che saluto. Ah, è presente? Sì. Ah, ecco, ecco, salutiamo il dottor Gambari, ringraziamo per la presenza. E la responsabile, dottoressa Daniela Mantaro, per ridare una vocazione più ambientalistica a questa biblioteca, che già c'era quando c'era il vecchio responsabile Ennio Chierisio, ma ora si sta dando effettivamente una spinta molto forte voluta anche dal CDA, dall'ex presidente del CDA, ora commissario straordinario, e dal direttore. E io vado veloce, sarebbe bello invitare anche Stefano a parlare, ma devo correre di corsa, io, no? Correre di corsa. E allora, accoglierà a breve il fondo della biblioteca della bicicletta Luca Scozza, poi credo anche altri fondi di biblioteche federate con noi, in particolare penso alla Florida, però non ne parlo perché ne parlerebbe meglio Stefano. Per l'inaugurazione stiamo pensando, ecco, per far capire come lavorano le biblioteche, le public libraries, con attività culturali e con libri per tutti. Per questa biblioteca stiamo pensando, per l'inaugurazione della biblioteca della bicicletta all'interno della Casa del Parco, stiamo pensando di discutere il libro L'elogio della bicicletta di Ivan Illich. Un'altra cosa molto carina che mi piace ricordare qui, data la presenza di molte persone dell'ISPRA, che potrei dire, cioè, mi piace molto come lavora, ed è anche un grosso contenitore di competenze, ne parlerò dopo. Credo almeno 800 ricercatori, tutti nell'ambiente. Quindi. Allora, l'11 maggio ci sarà una classe quinta elementare in cui si presenterà un libro che è stato scritto da una paleontologa dell'ISPRA e che è stato illustrato da Maria Grazia Capitelli, che è sempre dell'ISPRA. E i bambini saranno coinvolti in un laboratorio in cui si porteranno vetrini, tutte queste cose qua, con geologi e paleontologi, e mi pare una cosa molto bella. Allora, la biblioteca della Casa del Parco, per come è stata definita, contiene tutti e tre gli elementi della tassonomia borghese. È dunque certamente una biblioteca BIA. A me piace parlare direttamente di biblioteche BIA, non so se già prima se ne hai parlato. Sì, l'abbiamo detto. E, tra l'altro, oltre più che biblioteca ambientale, biblioteca BIA, secondo me, è più elastica, è più inclusiva. Ma che ne è delle altre public libraries? Allora, generalmente tutte le public libraries sono a prevalente vocazione generalista, cioè in pratica hanno libri che riguardano tutte le materie, questo per spiegare anche ai ragazzi, ma penso che lo sappiano, anzi tra l'altro sono grandi. Dunque, nelle collezioni, nelle attività culturali, sono rappresentate tutte le tematiche, anche quelle tecnico-scientifiche e anche quelle ambientali. Però, mediamente, si tratta di una piccola percentuale. Nel caso dei biblioteche di Roma, quando si parla di piccole percentuali, si parla sempre di tanto, in realtà, perché noi abbiamo 1 milione di documenti, prestiamo 1 milione di documenti in un anno, e dire che di questi il 10% sono di carattere scientifico vuol dire che sono 100.000 che vanno a un pubblico di tutti i tipi, dai bambini fino alle persone di 80 anni, 90, 100 e così via. E ha senso annoverare queste biblioteche in una rete BIA? Io dico di sì e vorrei spiegare perché. Sarò breve, veramente. Allora, la biblioteca, la Public Library,
è meglio parlare di public library usando il termine in inglese, perché in italiano biblioteca pubblica ha un significato un po' ambiguo. È una biblioteca per tutti, che raggiunge tutti i cittadini. E poi è ubiqua, sta dappertutto, è presente quotidianamente sul territorio. È la tua biblioteca sotto casa o a portata di smartphone. E qui anche sempre Stefano ci potrebbe parlare del lavoro enorme che è stato fatto col Biblioduc, che è veramente un fiore all'occhiello delle biblioteche di Roma. Con lo smartphone si fanno un sacco di cose, collocandosi col... Quindi i ragazzi sicuramente ne faranno tesoro, ecco. Quindi li invitiamo sia a sfruttare le biblioteche... Qui ci sta il link www.biblioduc.it. È un'applicazione comunque che consente di scaricare questo software per poter interrogare le biblioteche, mettere i preferiti, prenotare i volumi, insomma. C'è una montagna di servizi dentro. Attraverso i loro documenti, le reti di cui fanno parte o possono far parte, e mediante le attività culturali, rappresentano una porta d'accesso privilegiata alla conoscenza, ma anche un luogo di incontro tra persone in una società che è proprio ormai diventata, che si può dire, veramente polverizzata, in cui non esistono luoghi di incontro. La public library è un luogo di incontro. Se uno viene nelle nostre biblioteche si rende conto di quanto c'è la possibilità di incontrarsi tra persone. Leone, dici di questo tuo impegno di biblioscienze, però queste belle relazioni. Sto quasi per finire. Raggiungo la periferia umana, non solo fisica, ma anche geografica, ma anche umana delle persone, della città. Per esempio, noi siamo presenti in 22 sezioni carcerarie anche. E le biblioteche sono tante, sono le biblioteche pubbliche, le public library, sono tante. In Europa Ebrida ne calcola 57.000, però non conta l'Italia, perché l'Italia è sempre un po' complicata, non dai dati, eccetera, credo. Più o meno le nostre biblioteche pubbliche sono 7.000 e si arriva a un totale di 64.000 biblioteche public libraries in Europa, su un totale di 90.000 biblioteche in Europa. Per parlare di biblioscienze dico solo questo. Allora, esistono dei contenitori di sapere. Esistono dei contenitori di saperi, le università, gli enti di ricerca, le biblioteche specialistiche, che hanno parlato qui, per me è un onore, avrei potuto dire tante cose, non lo posso dire. E noi chi siamo? Siamo i diffusori di questo sapere. Qui ho preso come modello una cosa che esiste veramente, che è l'impianto di irrigazione a goccia, e che non so se c'è qualcuno esperto, ingegnere idraulico, saprà che ho letto, diciamo, su internet che è una cosa che va molto, che si risparmia acqua. Ecco, questo sarebbe il modello anche per noi di integrazione. In questo modo la società civile italiana ed europea fiorirà grazie alle biblioteche di ogni tipologia, formanti una grande infrastruttura per la società della conoscenza. Grazie per l'attenzione. Grazie.